Buongiorno a tutti i lettori del Messaggero Veneto. Ci troviamo a Lignano Sabbiadoro e più precisamente in Via del Mezzo, dove questa notte attorno alle 5 del mattino si è propagato un incendio che è divampato da una casetta del mercatino di Natale e che ha poi colpito anche la sala giochi in centro. Ebbene, Emanuele Rodeano, presidente dell'ISAGEST, cosa ne pensi di questo fatto accaduto? È un fatto increscioso, è veramente triste perché fino a ieri sera la manifestazione aveva raccolto molti consensi, apprezzamenti, tutto procedeva in serenità. Un evento del genere era imprevedibile. Si tratta probabilmente di un incendio di natura elettrica, oltre ad aver distrutto le due casette, ma questo è il male minore, ha coinvolto pesantemente, come dicevi, la sala giochi del costante, causando ingentissimi danni. Ebbene, è stato importantissimo il pronto soccorso delle forze dell'ordine di Lignano, più precisamente dei carabinieri e anche dei vigili del fuoco, sia volontari di Lignano che il distaccamento di Cervignano del Friuli. Infatti qua vicino ci sono anche delle abitazioni, degli appartamenti qua al primo piano. Sì, l'intervento è stato tempestivo e ha appunto scongiurato danni ben più importanti, anche perché siamo in una Via del Mezzo, è un'area ad altissima densità residenziale, quindi gli edifici sono attaccati uno all'altro e poteva essere veramente peggio di quello che è stato. Ora i carabinieri stanno indagando sulla vicenda, così come insomma con l'aiuto dei vigili del fuoco. A quanto ammontano i danni stimati? Oddio, è difficile dirlo, possono essere, per quanto riguarda le strutture delle casette, l'impiantistica, una decina di migliaia di euro per quanto riguarda l'ISAGEST, ma io credo che ci avviciniamo a cifre ben più importanti per i danni che ha subito la struttura retrostante. Ora i vigili del fuoco, così come i carabinieri, sono al lavoro. L'area è stata messa in sicurezza e transennata anche con l'aiuto della polizia locale.